Bentornati nel canale della Grossfitter con la 104. E bentornati all'appuntamento le patologie autoimmuni più famose, anche quelle meno famose. Diciamo che oggi ne tratteremo una che non è molto molto conosciuta. Non è molto conosciuta, ma è forse la più importante da conoscere, perché è l'unica alla quale possiamo dare rimedio. Infatti oggi parliamo di connettivite indifferenziata. Perché le connettiviti in realtà sono una famiglia di patologie autoimmune. Le connettiviti differenziate sono quelle classiche che già conosciamo, la sindrome di Sjögren, il lupus, che prendono determinati distretti. Quando la malattia non è ancora così specifica, parliamo di connettivite indifferenziata. Quindi, come tutte le connettiviti, attacca il tessuto connettivo, ma ancora non si è ben specializzata in qualcosa. Quindi abbiamo, diciamo, un quadro clinico così tanto ampio che non è ben facile definirla sin da subito e diagnosticarla. Quindi bisogna fare tutta una serie di analisi che possono anche, diciamo, deviarci in qualche senso, perché appunto non avendo un quadro ben definito e quindi non andando a colpire un tessuto in particolare, questo fa sì che crea particolarmente confusione. Ma non dimentichiamoci che un altro tessuto connettivo è il sangue, che viene considerato un tessuto connettivo liquido. Quindi nelle connettiviti indifferenziate potremmo avere sintomi come appunto i dolori articolari, come le manifestazioni cutanee, ma anche problemi al sangue, le trombocitopenie, cioè l'assenza di piastrine. E un bravo specialista deve essere in grado di collegare tutti questi sintomi alle analisi cliniche, che saranno i classici ANA, ENA, tutto il pool degli esami di laboratorio per le patologie autoimmuni, per riuscire a definire che è una connettività indifferenziata. Allora, come ci possiamo accorgere che qualcosa non va? Per esempio, abbiamo parlato di la fatigue, quindi questa stanchezza strana, questa stanchezza che non è paragonabile ad una stanchezza fisica normale, ma è una stanchezza un po' generale. Poi sfoghi cutanei, abbiamo diversi tipi di sfoghi che possono sembrare a quel punto una psoriasi, possono essere infatti confusi con una psoriasi, ma che in realtà non è una psoriasi. Si possono manifestare anche degli edemi, cioè ritrovarsi il corpo pieno di lividi senza alcun tipo di motivo. Questo spesso succede quando la malattia prende il sangue. Quando gli anticorpi attaccano le cellule del sistema immunitario, è facile avere dei lividi di cui non capiamo l'origine, è facile sentire dei dolori, specialmente nelle periferie del corpo, come nelle caviglie, come nelle gambe, perché abbiamo gli anticorpi che attaccano le piastrine, che esplodendo creano dei microtrombi che vanno a ossidare i capillari, che si rompono. Per colpa di questo abbiamo delle scorie nel sangue che provocano un affaticamento generale, perché abbiamo delle cellule che sono morte non per causa naturale, non sono state in apoptosi, e di conseguenza abbiamo tutto uno scombussolamento del corpo che porta a quel fenomeno di cui parlava Dani, che era appunto la fatigue. Come in tutto è importante cercare di fare quanta più prevenzione possibile. Perché in questo caso è molto più importante? Perché eviteremo che questo tipo di patologia muti e diventi un qualcosa di più specifico. Infatti è stimato che il 30-40% delle connettivite si evolva poi nella malattia specifica, che sia la sindrome di Sjögren o che sia il lupus. Cosa che può essere evitata grazie appunto alla prevenzione. Quindi, una volta che è stato accertato, abbiamo trovato un bravissimo medico che ce l'ha diagnosticata subito, cosa che è molto difficile, cosa dobbiamo fare? La prima cosa da fare è seguire la terapia indicata dal medico. Normalmente si parla di corticosteroidi o del Plaquenil, che è un validissimo. Tutto questo dobbiamo seguire tutto un iter, una serie di atteggiamenti che impediscono alla patologia di progredire. Tra questi, fondamentale appunto è evitare l'infiammazione cronica, dare molto peso a tutti quei microfattori che vanno a influenzare l'aspetto flogistico del nostro corpo. Ad esempio il microbiota intestinale, curare la nostra flora batterica, evitare tutte quelle situazioni infiammatorie, l'alcol, il fumo, evitare il sole, che purtroppo nelle patologie autoimmuni, specialmente nelle connettiviti, è risultato una delle cause di peggioramento del quadro clinico. Quindi, in questo caso qualcosa la possiamo fare.
non è un'artrite reumatoide, un lupus che ormai ce l'hai e devi limitare i danni. Qua puoi proprio impedire l'evolversi della malattia. Quindi è fondamentale prendere questa serie di atteggiamenti. Poi la malattia c'è, avendo dei giorni sì, dei giorni no, imparerete a capire voi stessi quali sono quelle cose che vi fanno stare male, quando vi sta per venire un attacco. Sono cose facilmente gestibili poi, col tempo. Detto questo, lui ha la connettività indifferenziata. Grazie. Si è allargata la famiglia degli autoimmuni. No, la nostra famiglia ormai non si chiama col nostro cognome, la nostra famiglia si chiama gli autoimmuni. Ce l'abbiamo nella porta. Siamo di casa. Siamo in fase di piano. Gli autoimmuni. Siamo in fase, non so se si è dal mio occhio, sto esplodendo anche io, piano piano. Va bene. Siamo in fase di diagnosi ancora, quindi vediamo. Però noi ci ammaliamo a giorni alterni, cioè abbiamo questo accordo. Se io sto male, lui deve necessariamente stare bene. Sì, ma non ci vediamo, penso che non ce l'abbiamo fatto per il canale. Vabbè. Va bene. Quando ho la diagnosi completa faremo vedere l'analisi. Va bene, e detto questo, un saluto a tutti penso che questo sarà l'ultimo capitolo di questa mini guida, che è andata abbastanza bene. Magari più avanti aggiungeremo qualche altra patologia, vediamo se abbiamo qualche altro parente che si vuole aggiungere a questa lista di autoimmuni. Però la situazione mi fa un po' più divertente, un po' più leggero, perché adesso abbiamo massacrato le palle. Un saluto a tutti e al prossimo parente nostro ammalato.